Ciao ragazzi e bentornati a Gioco con me, giochi per bambini. Dunque oggi sono di nuovo qui con i nostri, ve li ricordate? I nostri scaldotti o scaldamani, come li abbiamo chiamati la scorsa volta. Sono tra l'altro in decorazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo visto nel video in cui abbiamo provato questi prodotti, che vi consiglio tra l'altro. Oggi sono qui pronta per tagliare e vedere cosa c'è dentro, come si presenta la sostanza all'interno. Da una parte ho il cuoricino ancora liquido, quindi con all'interno il liquido sciolto, dall'altra invece ho il cuoricino solidificato. Sapete che quando si rompe la placchetta metallica all'interno si solidifica praticamente immediatamente e inizia a scaldarsi, no? Per poi chiaramente dare la sua funzione scaldotto. Allora, io direi di vedere i due. Vedete, questa è la parte liquida, all'interno c'è ancora questo gel in forma liquida, mentre qui abbiamo rotto la placchetta di metallo e si è solidificato, no? Si è solidificato, infatti è già caldo, come possiamo sentire. Ovviamente ho portato due bicchieri perché il contenuto lo verserò nei due bicchieri, anche e soprattutto per vedere la differenza tra i due contenuti. Tra l'altro in quello rosso si vede bene quasi la trasparenza del gel. Allora, possiamo direi prendere le forbici come primo step per andare a tagliare i due cuoricini. Partirò da questo bianco solidificato, vedete, che chiaramente più si tocca, insomma più si maneggia, più si scalda, come vi ho fatto vedere la scorsa volta. Andiamo a tagliarlo, ok, vedete, non cola, non cade nulla perché si è solidificato, e andiamo a tirare fuori quello che c'è all'interno, che sembra proprio ghiaccio, no? O comunque neve. Guardate un po' qua, viene giù anche a fatica, vedete, sembra proprio fiocchi di neve, quelli che cadono dal cielo proprio quando nevica. Non hanno odore, anzi sono un po' acidi, direi, come odore, sanno un po' di aceto. Non so, questo odore strano, ma comunque chiaramente ecco, qui c'è la placchetta di metallo che è scesa. Vi dicevo, chiaramente voi non fate questo tipo di esperimento perché intanto non serve a nulla e dovrete poi buttare lo scaldotto, lo scaldamani, quindi secondo me invece è bene tenerselo. L'ho fatto io per voi perché so che siete curiosissimi e ormai sapete che vi faccio sempre vedere all'interno che cosa c'è. Però chiaramente la sostanza all'interno non è bene maneggiarla, infatti io adesso mi andrò a lavare con cura le mani prima di procedere all'altro cuoricino. E sa un po' di, cioè si maneggia un po' come la pasta intelligente, no? Un po' come Play-Doh. Ecco, ora mi lavo prima le mani e ora procediamo con il secondo cuoricino, che invece all'interno ha ancora il gel trasparente. Vediamo un po' come viene fuori. Ecco, vedete che viene fuori il liquido. Ah, guardate un po', si sta solidificando immediatamente al contatto con l'aria. Vedete? Si è già solidificato. Chiaramente adesso viene giù un po' di liquido, ma si è solidificato in veramente neanche due secondi. Però chiaramente quello che viene giù è un pochino più, come posso dire, liquido rispetto all'altro, perché ovviamente era già non era già asciutto come quello di prima, no? Infatti vedete la differenza, qui abbiamo quello bianco e qui abbiamo invece quello rosso che è un po' più liquidino. Però è incredibile come al contatto con l'aria si sia solidificato praticamente in modo istantaneo, molto interessante. Quindi in realtà abbiamo visto qualche goccina ma poi poco altro, però insomma la differenza è evidente tra un bicchiere e l'altro e l'interno. Eccoci qua,
Tra l'altro non è facile tirarlo fuori, cioè bisogna veramente spingere, premere, maneggiare, perché davvero non è semplice tirarlo fuori. Ecco qua, vedete? Qui è un po' più liquidoso, infatti riesco meglio a premere, vedete? Non è ancora solido, ma si pasticcia di più. Mentre l'altro era proprio più solido, già quasi già cristallizzato, non quasi cristallizzato, quindi assomigliava di più a dei fiocchetti di neve, no? Bene ragazzi, allora il rosso era questo ultimo che abbiamo fatto vedere, mentre il bianco era il primo che abbiamo fatto vedere, no? Ora io vado a lavarmi molto bene le mani. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like e, come dicevo, vi consiglio assolutamente questi scaldamani per l'inverno.